C'è un uomo fantasma fuori dalla casa di questa ragazza e lei non sapeva chi era. Ma il problema è che è stata trovata morta. Chi è stato? Chi è il pazzo omicida? Io, Detective Gabby, devo indagare. Ma stiamo attenti, perché questa casa non è normale, è paranormale. Partiamo. La ragazza alla finestra, signori, un gioco assurdo che mi avete consigliato in tanti, con una storia da godersi fino alla fine. Perché sì, questo gioco è una storia strappalacrime che ci farà piangere, signori. Vediamo assieme la misteriosa storia della ragazza alla finestra. 20 anni fa c'è stato un misterioso omicidio. Il caso non fu mai risolto e la casa fu abbandonata da quel momento. Gli abitanti del villaggio affermano di vedere cose strane all'interno della casa. Una delle case di Hidden Town ha attirato l'attenzione della gente. Dicono che accadono cose strane lì dentro. Alcuni credono di aver visto l'apparizione di una ragazza alla finestra. È strano perché quella casa è stata abbandonata 20 anni fa, dopo quell'orribile crimine. Oh! Senti qualcosa che ti chiama dentro la casa. Sei entrato per indagare e la porta si è chiusa dietro di te. Cavolo. Quindi... Ah! Che diavolo! Non mi piace essere bloccato in questo posto. Devo trovare una via d'uscita. La porta non ha maniglia. Non vedo nessun modo per aprirla. Ah! Devo trovare un modo. È un escape game. Dobbiamo trovare la soluzione al mistero di questa casa. Giovedì alle 14:14. È rimasto fuori per 3 ore. Chi è rimasto fuori? Questa persona qui, fuori dalla finestra. Non so cosa sia. Devo ancora indagare. Qua c'è un cassetto che ha un lucchetto. Devo trovare una chiave. Santo cielo, chi mi ha chiuso qui dentro? Volevo solo indagare sull'omicidio, ma... Un ombrello. Ok. E c'è un messaggio. L'attaccapanni si è mosso. È la ragazza della finestra? O la ragazza appendiabiti? Qua invece c'è qualcosa che forse devo smuovere con qualcosa. Ovviamente. E qui c'è una X e non si può far niente. Ci sono altre parti della stanza. Sì, guarda. Orribile crimine. Perché questa donna ha fatto questa cosa? È stata la donna a fare l'omicidio? E qua c'è un altro simbolo. Sembra lo stesso simbolo che c'è qua. Un pezzo di carta. Ma i pezzi che mancano? Vento, torta, quadrati. Forse serve l'altro pezzo. Orrore a Hidden Town. Omicidio irrisolto. Crocifisso e specchio. Come mai? Sì, ci sono come dei simboli. Forse devo memorizzarli. Andiamo ancora avanti. Ancora non so bene cosa devo fare. C'è una torta marcia. Non ho bisogno di un'intera forma di formaggio. Ma è buono? Sembra un formarcio più che un formaggio. Poi qua invece non riesco a sollevarla. È incollato al tavolo. Qualcuno ha bevuto della grappa, del vino. Ovviamente i crimini efferati vengono quando una persona poi non è in sé. E il vino potrebbe aver aiutato. Qui invece c'è una luce. Ma non è successo niente. Ci sarà un problema al pannello elettrico? Lo vedo, sì. Non posso toccare i fili a mano nuda. Potrei morire fulminato. Dici? Qualcuno forse è morto qui. Fulminato o accoltellato? Credo più accoltellato. Controlliamo chi è lui. C'è un'altra persona? Seriamente? Ma quindi è la ragazza che è morta qui? Non è lei l'assassina? Ho letto male. Ok, c'è qualcuno che ha fatto del male qui. Forse l'omicida che la stava seguendo. Dobbiamo scoprire chi è. Vabbè, intanto tengo qua. Qui abbiamo un diario. Lunedì 12 agosto. Ho visto un uomo sospetto fuori da casa nostra. Sembrava come se ci stesse spiando. Martedì 13 agosto. Oggi ho visto di nuovo lo stesso uomo. Questa volta andava di fretta, ma sono riuscita a vederlo bene comunque. Mi rende nervosa. È uno stalker, un serial stalker. Mercoledì 14 agosto. Ho paura. Guardo fuori dalla finestra tutto il giorno per controllare se sia lì fuori. Giovedì 15 agosto. L'uomo è ritornato ed è rimasto in piedi per 3 ore dando le spalle alla casa. Non mi ha mai guardato, ma penso che sapesse che lo stava osservando. Venerdì 16 agosto. Questa volta l'uomo è passato leggendo un giornale, sempre con lo stesso cappello e lo stesso impermeabile blu. Sabato 17 agosto. Ho avuto come l'impressione che l'uomo abbia cercato di entrare in casa. L'ho detto ai miei genitori, ma loro non mi credono. Non mi credono mai. Domenica 18 agosto. Ho appena sentito dei rumori provenienti dall'interno della casa. Mi sono chiusa nella mia stanza. Ho molta paura. Sento dei passi avvicinarsi. Ma chi è sto uomo? Chi cavolo è? Avevano parlato di un detective all'inizio. Che sia io il detective? Ma allora dov'è la donna? La donna sembrava un fantasma. E poi non posso più scrivere. Quindi è morta, allora mi sa che è l'omicida. È un pazzo assassino. 13 agosto. C'era una foto prima, devo ritrovarla. E c'è anche un lucchetto. Questi sono i simboli. È l'ordine, è l'ordine. Quindi l'ultimo è la scureggia. Vediamo. Non c'è la scureggia? Perché non c'è la scureggia? Aria, diagramma, il diagramma c'è. L'aria. Non so se mi basta.
Non so davvero se mi possa bastare. No, così non andrò da nessuna parte. Torniamo indietro e controlliamo ancora cosa può esserci. Abbiamo guardato quasi dappertutto. Qui c'è un quadro. Non so se c'entri qualcosa. Ok, c'era una fantasmagorica fantasma. E qui una chiave. Molto bene. Posso aprire la camera dei segreti con la mano storta. Sento qualcosa dentro. Dentro la poltrona. Che si nasconde? Uso l'ombrello. Uso la chiave. Ma la chiave so dove va. Va nell'altro cassetto. Ah! C'è anche una porta chiusa dalla Granny probabilmente. E conosco il suo tocco delicato. Aspetta. Ah no, i simboli sono questi. Ecco perché non trovavo. Questo è il vero simbolo. Il diagramma, no? E qui dobbiamo semplicemente scoprirli. Ma non so cosa ci potrà aiutare qua. La vedo grigia. Vabbè dai, vediamo se troverò il resto. Quella porta è completamente sigillata. Non c'è modo di uscire di qui. Mentre tra i libri... Oh, un libronzolo con delle note. Lo apro. Un'altra foto. Martedì 18 e 22. Fingeva di non vedermi. Chissà se questi martedì... Queste cose indicano qualcosa. Queste sono le cose collegate al diario dell'uomo che controllava la casa. 1, 2, 3. Qua c'è un codice. Sarà davvero 1, 2, 3, 4? Perché è bruciato in alcuni punti? Esperimento 13. Mettere il topo con il formaggio. Le piante hanno bisogno di sole di essere potate per crescere. E le piante corrispondono a una combinazione da qualche parte. Esperimento 42. Ah, sulle varie cose. Questo è il vampiro che ho visto nel quadro. Gli serve un crocifisso. La conchiglia. Devo trovare degli oggetti. E anche qua ci sono di nuovo i simboli. Forse sono quelli mancanti. Sono quelli mancanti. Sì. Che bellezza. Almeno una cosa l'abbiamo risolta. Quindi avete visto? Stella, diagramma, luna e aria. Dovremmo esserci. Proviamo di nuovo. Stella. Dai che sono detective Gabi. Ogni mistero per Gabi non è più mistero. Stella, diagramma. E l'ultimo lo troviamo? Perché non va? Luna e aria, no? Stella, diagramma, luna e aria. Stella, luna, diagramma e aria, allora. Stella, luna. Diagramma e aria. Non va ancora l'ordine? Ah, c'è il numero. C'è il numero di fianco, ok. Diagramma, stella, aria, luna. Ok. Diagramma, stella, aria, scureggia e luna. Sì, lo specchio, lo specchio! Che si rompe se mi vedesse. Amico o nemico? Nemico, dato che vuole chiedere. Un dannato cacciavite che non so dove trovare. La pianta devo farla crescere. Ho trovato anche un sasso, ha detto che ha bisogno di sole. Dovrei spostarla al sole, ma non so come fare. Qui invece per il topo ci vuole il formaggio. Servirebbe un coltello. Dargli un sasso non credo che mi aiuti. E qui invece... Oh, cavolo. Cos'è? No. Cosa succede? Non capisco, non capisco. Che senso dovrebbe avere? Ah, forse qua devo fare il bicchiere. Non era così? No. Aiuto. Aiuto. Via, via. E qua un'altra scatola. Quelli sono i vasi. Ci sono vari vasi nella casa? Sì! Ci sono! E si è spostato solo quel bicchiere. Cavolo, l'ho preso. Anche qua è chiuso. Credo che la chiave non vada. No. La televisione invece... Ok, manca una manopola. Credo che senza di quella non vada. È morta. Come l'omicidio che è stato consumato. Le piante comunque anche hanno un ordine, vedete? Allora, facciamo una cosa. Mettiamo intanto la chiave che sicuramente va qua. Serve una qua. Pugnatura quadrata non va? Speravo di sì. Allora, magari le piante intanto... Piantine. Quindi righe dritte, righe ondulate, puntini e righe striate. Righe normali, ondulati, puntini e striate. Ma non so cosa. Ah sì, qua devo. Ok. Puntini è il primo, ondulate è il secondo. Forse devo contare le foglie. Oh, le foglie. Ho capito, sono foglie queste. Devo contare le foglie. Ogni pianta
a un numero di foglie differenti. Ah, l'ho capita! Bene. 3 foglie e 5. Quindi intanto iniziamo con queste. Allora, l'ultimo quindi è 3 foglie. Il secondo è 5. 3 foglie e 1 di 3. E quella è 5. Poi quella con i puntini ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi il primo qua ne ha 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qua invece è 5, scusa, devo 5. E qua ne ha 1, 2, 3, 4. Quindi 1, 2, 3, 4. Sì! Dammi il tesoro! No! No! La ragazza alla finestra! Chi se l'aspetta, lei? Sono arrivato... sì, ho trovato la pubblicità lì dentro, fantastico. Ma non era così in realtà. Posso aprire? Ok, una scatola di accendini. E sempre l'uomo misterioso che mi ha fissato. Perché ha fatto questa cosa? Ma perché mi assomiglia un po'? È inquietante. Allora, ora ho anche una candela. Posso unire gli oggetti, tipo la candela, i fiammiferi? Sì, si può. Ho una candela accesa. E lo specchio alla pietra? No. Posso forse metterlo qua nella tana del topo? Sì! Non riesco ad arrivarci, però. Uso l'ombrello. Sì, grande l'ombrello col manico. Però sembrano più orme da piccione. Da dannato piccione. La spina cosa potrei usarla? Devo stravaccarla qui? Sì, nel registratore di cassette, ma è ovvio. Qua, no? Ho anche qua dei simbolismi arcaici. Pensavo... La spina c'è, vedi? Sarebbe troppo rischioso, mi serve del nastro adesivo. La cassetta sicuramente va qui dentro per scoprire il passato, quindi l'abbiamo messa dentro, ma... La TV non è accesa e non può funzionare. Qua sopra vediamo se la chiave va. Sì! Del nastro adesivo! Fa finta di leggere il giornale. Sempre a un'ora specifica. Secondo me dobbiamo ordinare le ore per qualche motivo. Vedremo dopo, vedremo. Adesso però abbiamo il nastro adesivo e lo incolliamo qua. Quindi ora la funzione. Possiamo guardare la TV che ci può dare un consiglio, no? Però mi manca ancora la manopola. E qua vedete c'è una manopola. Un sasso non credo vada. E qua si accende e si spegne e basta. Cavolo. Qui serve andare indietro, avanti. Oh, oh, sto cercando... Sì! La cassetta! La manopola è lì! Come faccio a prendergliela? Non c'è un modo, sta disegnando anche le cose. Ah, i giri che devo fare. Questi sono i giri della manopola iniziale per ricevere la manopola, probabilmente. Ok, allora facciamo il primo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Poi uno è quello giù a destra. Ok. E l'ultimo? Ti levi? Posso fare niente qua. Forse veramente mi serve un'altra manopola. E l'ultimo che è qua dovrebbe essere quello in alto a destra, così. Ma così? Non lo so, è lì, è inquietante. Spacco? No. Vabbè, forse lo scoprirò tra poco. Devo meditare. Qua ci sono dei simboli. Ah, questi sono i simboli dell'altro minigioco. Qua c'è un tubo. E che si nasconde il tubo? Sembra che ci sia qualcosa, ma la mia non entra in quel buco. Ombrello, please. Non va neanche l'ombrello. Non va lo specchio, non va niente. E qua come si fa? Per scoprire quello giusto. Aia. La manopola è qua! Quindi lei è qua? Era nella stessa stanza, ora comunque posso farlo. Ok, quindi una manopola deve essere così, no? E una manopola deve essere così, no? Ok, questo ha funzionato. Non ho più bisogno di farlo, beh, non c'è altro da fare. Una maniglia di plastica. Preferisco lasciare la TV accesa così non mi sento solo. Bro! C'è un'attività paranormale lì. Sarebbe da spegnere subito. La maniglia non credo che possa utilizzarla per la chiave. Cavolo, abbiamo sta maniglia e devo infognettarla da qualche parte. Maniglia. Ehi, ehi. Che fa? Che fa? Che vuoi? Che fai? Ho la maniglia di plastica, la può funzionare qua? No. Ma non uso ombrello, no? Ho rotto il vetro con il sasso. C'era una chiave. Bene. Proviamo ad usarla nei vari posticini belli bellini. La chiave potrebbe essere qui, no? Apriamo questo, vero? No. Ho trovato una bellissima chiave, va qui, vero? Mamma mia, sto progredendo, ragazzi, senza aiuti, senza niente. Sto scoprendo il mistero, il misterio. Un guanto da elettricista, benissimo. Lo posso usare finalmente qua e sistemare i fili.
solo perché avevo il guanto. Ma dove inizia qua la faccenda? Cioè, certamente devono collegarsi, vedi? Tutti andare nel piru piru giusto. Credo che non dovrebbe essere troppo difficile. Forse questi devono partire da in su. Ok. Sì. E gli altri in giù. Direi che ci siamo. Ottimo. Facile, è tornato pure giorno. Ma chi si mette una luce fuori dalla finestra? Che, vuoi il sole artificiale? La finestra è bloccata, ok. No, nei buchi delle tende. Ora mi mostra i simboli quelli giusti. Qua, vero? No, mi immaginavo che mi centrasse solo i simboli giusti. Ma non è stato così. Perché ho fatto questa luce? Ehi! Come si permette? Ok, ragazzi, dovevo prendere un pezzo di bottiglia. E col pezzo di bottiglia posso tagliare il formaggio? No. Ma forse posso prendere qua dentro, rompere. È troppo pericoloso tagliare, potrebbe tagliarmi. E se tagliassi qua, che ci sono dei cosi da tagliare? No, troppo rischioso. Ah, cosa taglio? Le piante? Non credo che devo usarlo qui. No, non credo nemmeno che devo usarlo qui. Devo creare un cacciavite. Mi ero dimenticato, potevi unire gli oggetti. L'unica cosa che non mi era venuta in mente. Ora col cacciavite posso... No, è un coltello improvvisato. No, qua si fa un altro omicidio. Non mi dire. Non mi dire che si fa un altro omicidio qua. Con il coltello improvvisato. Col coltello improvvisato posso rompere qua, dai. No, perché è troppo rischioso. Unisco al guanto, no. Cos'è che ho fatto? No, l'ho usato sulla la carta apparati. È uno dei simboli, aspetta. Dove altro lo posso usare? Qua. Qua, ho trovato un crocifisso. Ma che ho trovato un crocifisso là sotto? Un'indemoniata. Croce di legno. Ci sono altri punti dove posso aprire? Ah, mi prendo il pezzo di formaggio finalmente. Mi darà qualcosa al topolino. Ha detto che devo catturarlo, lo mettiamo. Devo mettere qualcos'altro prima. Un bicchiere? Per prendere il topo serve una ciotola. E qua è la direzione, tipo 1. Perché non è 1, 2, 3, 4 il codice. Vuoi che sia 1, 2, 3, 4? Ok, il simbolo della parete sembra si possa mettere qui. Era tipo un M. Cos'era, tipo così? O era una W, tipo un M, così? No, cavolo. Non era così. Bro, c'ho una memoria. È una W. Va-va-va-va-fan-cuoco. Allora è così. W. Ma non l'avevo già fatta. Apriti sesamo. Così. Così. Bene. Yes. Abbiamo un altro interruttore. Dobbiamo mettere più luce. Ma era obvious. Era obvious. Quindi devo... Qua era l'interruttore mancante. Quindi abbiamo un'altra luce. E così abbiamo spento la luce. E ora la finestra manda le cose. Polizia! Polizia! No, sono già io la polizia, mi sa, sono un detective. Quindi finalmente abbiamo il codice. È il triangolo e il... Cos'è? Un seno? Non capisco, un senno di poi. Triangolo, una mozzarella, una tempesta e un ghirigoro. Triangolo, mozzarella, tempesta, ghirigoro. Dai. Io mi alleno così. Quindi era qua? Dici che va bene qua. Triangolo, mozzarella. Ma il triangolo deve essere quello giusto. Scureggia. Dai. No, era ghirigoro. Non va? Ah no, questo è l'ordine, vedete. Una, due, due, una. Vedi che sono mangiucchiati. C'è un motivo per cui siano mangiucchiati. Io li avevo fatti giusti. Forse seguono quest'ordine. Aspetta un secondo. Vedete che ci sono le foglie? Ecco perché il primo è quella con le due foglie. Il due... Ah, sono foglie. Non erano bruciature. Ok. Quindi il primo è quello con le due foglie così. Quindi è la giravoltola. Girella. Girella, triangolo. Girella, triangolo, scoreggia, girella, triangolo, scoreggia e mozzarella. Girella, triangolo, scoreggia e mozzarella. Girella, triangolo, scoreggia, mozzarella. Dai! Mamma mia. Non è proprio facile. Quindi torniamo qua e dobbiamo fare girella, triangolo, scoreggia e mozzarella. Ci siamo. Bene! Eccomi qua! No!
Devo scoprire! Lasciami! Lasciami! Ah! Non c'era nessuno. Ma lei è ancora qua. Ma perché mi fa questo? È andato? Ok. E abbiamo un tubo. Questo tubo so dove utilizzarlo probabilmente. Possiamo intanto anche di nuovo accendere, così viene luce nella stanza. Possiamo anche spegnere qui. Ora siamo completamente al buio. Fa ancora più paura, decisamente. Quindi io direi che possiamo riaccendere la luce per goderci le cose in pace. Allora, sicuramente devo trovare una ciotola o qualcosa. E secondo me la ciotola si prende da qui. Ma come faccio col tubo? No, il tubo devo unirlo a qualcosa, allora. Qua. Sì! Ho trovato un altro dei simboli. E ancora la balla. Un pezzo di aglio? Non era una conchiglia, era dell'aglio. Oh boy. Devo darli tutti al vampiro, queste robe. Ma non posso... Non lo vuole, vedi? Quando gli avvicino l'aglio mi mostra un simbolo. Quando gli mostro il crocifisso me ne mostra un altro. E quando gli mostro lo specchio sparisce perché è un vampiro. I vampiri non si possono specchiare. E quando gli mostro il vino, il calice è vuoto. Vuole del sangue per l'ultimo simbolo. Vuole del vino. Ma non posso darglielo perché ho rotto la bottiglia. Non credo ci sia del vino, vero? Aspetta, io ho ancora una chiave che non ho usato. Vediamo se va qua. Ecco la ciotola! Tommy, 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 Jerry! Aspetta, mi serve ancora una cosa. Questa mi serve. Perché la foto diceva di fargli un'asta e intrappolarlo, così non può uscire. Stupidino! Stupidino! Non mi dire che farò una brutta fine. L'ho preso, poretto. Che devo fargli? Gli devo dar fuoco. Che devo fare? Ah, il topo può darmi la chiave, dai, magari non è così macabro. Vai, topolino. No, eh? Mannaggia. Calice più topo? No. Ok. Ok. Magari il topo devo metterlo in una... Nell'altro tubo, così va a uscire il mostro! Ma chi è? Chi è sta qua? Ok. Ho messo. Oh, mamma, il vino! È il cacciavite. Non mi dire che devo farlo uscire con lo sgorbio. Oh no. Devo davvero farlo uscire? Devo liberare il vampiro? Ehi! Chi è davvero? Sono io. Non c'era nessun vampiro? Ehi! Saumara di una melmosa. Ma allora che ho fatto ad aprirlo? Ah, la cassaforte è dietro. Ora ci siamo. Aglio. Ma qual è l'ordine? Aspetta, lui l'ha detto l'ordine. Il vampiro è prima il crocifisso. Crocifisso, aglio, bicchiere, sole, crocifisso. Quindi iniziamo col crocifisso. Crocifisso si fa quella da due. Quindi quella da due. Poi abbiamo l'aglio, che è quella da uno. Signore, mi lasci? Quella da uno qua, credo, giusto? Sì. Poi avevamo lo specchio. Fammi controllare. Il bicchiere e lo specchio. Il calice vuoto, non più. Bella lì. Ah, guardalo. Gli è piaciuto. Un vuoto. Incredibile. Non dovevo tenerlo così. E infine lo specchio, che riempie due a metà. Bene. Dai, inserire la combinazione corretta. Bro, l'ordine mi sembrava questo. Crocifisso, aglio, bicchiere, specchio. E così è stato fatto. Forse la combinazione è errata. Aspetta! Mi ricordo! Qui c'erano i simboli, vedi? L'ordine. Aglio, ok. Ok. Ora so. Ora so, babbanino. È l'ordine dell'omicidio. Era così. Una leva? What? Ho aperto la porta. Non dovresti andare. E io vado. Sorrimela. Finalmente fuori. Sono decisamente accadute cose strane in questa casa. E questo? Fratelli uccisi? Cosa? Quello sono io? Un momento. Questo pezzo di giornale coincide con... Ora capisco. No, ecco perché questa casa mi era così familiare.
Eravamo fratelli. Oh, e ci siamo ricongiunti. Ero io l'uomo, però lì fuori? Chi è stato l'assassino? Questa è casa mia. Che storia, dai! Che storia strappa storie! Cioè, rimane il mistero dell'assassino e non so se online qualcuno abbia capito. Se voi avete qualche idea, fatemelo sapere. C'è quell'uomo che gli ha resi paranoici. Cosa ci fa quell'uomo lì fuori? C'è un altro gioco, però, di questi qua. C'è un altro gioco che si chiama Il Caso Fantasma. Se volete vederlo, lasciate un commento. Io per oggi, però, ho risolto tutto e noi ci vediamo a prossime avventure. Ciao ragazzi!